soldi per qualcuno possono essere il demonio, mentre per qualcun altro può essere una divinità da pregare e venerare per tutta la vita. Qualcuno passerà tutta la vita ad odiare chi ne possiede molti, e chi ne possiede molti passerà tutta la vita a spenderli per cose che in realtà non gli servono e non lo rendono felice. Secondo me la verità sta nel mezzo. I soldi non comprano la felicità, ma aiutano comunque a risolvere tanti, tanti problemi. E soprattutto, che ci piaccia o meno, avremo a che fare con i soldi per tutta la nostra vita. Quindi tanto vale imparare a giocare a questo gioco, conoscerne le regole e conoscerne anche le verità che nessuno ci racconta. Infatti a scuola non esiste nessuna materia che si chiama intelligenza finanziaria, e se vogliamo imparare qualcosa su come si gestiscono, come si investono, come funzionano, come possiamo farne di più, dobbiamo fare una ricerca autonoma o affidarci a persone che ne sanno più di noi. E in questo video vedremo 7 verità sui soldi che nessuno ti dice, ma che devi fare tue assolutamente. La società moderna ci insegna che dobbiamo prima andare a scuola, poi prendere un diploma e successivamente prendere la laurea. Grazie a quella possiamo finalmente iniziare prima a lavorare e poi a guadagnare. Questo lavoro per il quale abbiamo tanto faticato, per il quale abbiamo tanto studiato, ci siamo impegnati, sarà quello che ci permetterà di vivere una vita ricca dal punto di vista di comprare una casa, del mettere su famiglia, comprarsi la macchina, togliersi qualche sfizio. In poche parole ci stanno dicendo che il nostro lavoro sarà la nostra unica fonte di reddito, quando in realtà non è così. In questo video non voglio assolutamente parlare dell'inflazione galoppante, del caro vita, della situazione in cui non si alzano gli stipendi, in cui è molto difficile vivere con un singolo stipendio, soprattutto se è uno stipendio da operaio, da impiegato, ma voglio focalizzarmi sul fatto che è possibile creare delle seconde, terze, quarte entrate distaccate da quello che è il tuo lavoro principale. Mi ricordo ancora quando scoprì che il milionario americano tipo ha 7 tipi diversi di entrata. E anche se penso che sia una cosa un po' pompata dall'internet, penso comunque che sia possibile creare diverse fonti di reddito. Ma ci tengo anche a precisare che non è così facile come lo vogliono far passare su YouTube, i guru o le pagine Instagram. Infatti, per creare una consistente fonte di reddito è necessario tempo, soldi, imparare, notti insonni, tanti sacrifici. Quindi quello che ci tengo a dire con questo punto è che non esiste soltanto il tuo lavoro come fonte di reddito, ma è la possibilità di aumentare le tue entrate e soprattutto diversificarle. Al giorno d'oggi sembra impossibile come cosa, ma il miglior modo di vivere la vita è quello secondo il tuo punto di vista. Infatti devi essere tu il pilota della tua vita, soprattutto quando si parla di gestione dei soldi. Infatti per colpa dei social è facilissimo venire influenzati da quello che dicono o fanno o mostrano gli altri e volere anche noi queste cose che in realtà non fanno parte della nostra persona. Finiamo così per spendere decine, centinaia, migliaia di euro per cose che in realtà non vogliamo e che non sono allineate con i nostri valori. E questo alla lunga sarà un gioco a perdere, perché tutte queste cose che compreremo non ci porteranno mai una vera felicità. È inutile che io mi compri un Rolex se non mi interessano gli orologi. Piuttosto comprare un videogioco, un manga o un attrezzo per fare migliori video su YouTube, anche se costa 1000 volte meno, mi dà comunque molta, molta più felicità ed è in allineamento con quelli che sono i miei valori. Quindi non guardare quello che fanno gli altri, non paragonarti agli altri e vivi secondo le tue regole. Questo è il modo migliore per essere felici e per sentirsi sempre ricchi. Fare budgeting equivale ad essere liberi. Sembra una cosa un po' controintuitiva, perché fare budgeting praticamente è decidere dove andare a dedicare i soldi ogni mese, come per esempio se guadagno 1000 euro, so che 200 vanno al risparmio, 200 vanno nelle spese di casa, 300 vanno nelle spese comuni come la spesa e la benzina, e quello che resta posso spenderlo liberamente. Quindi mi sto dando dei paletti, delle regole da seguire. Dal punto di vista pratico, per esempio, io spendo il 10-15% del mio stipendio in quello che mi pare. Può essere un videogioco, può essere un vestito, può essere una carta di Pokémon, ma quando lo faccio senza minimamente pensarci, perché io avevo già programmato di spendere quella cifra. Se invece arriviamo stretti a fine mese e vogliamo toglierci anche un piccolissimo vizio, uno sfizio, ci sentiamo tremendamente in colpa. Invece tramite il budgeting possiamo fare tutto questo serenamente
e stiamo comunque portando avanti i nostri obiettivi e stiamo seguendo la roadmap, la traccia per la nuova vita, per una vita di successo, togliendoci completamente ansia e stress, ma comunque rimanere super in traccia con quella che è la nostra vita, seguendo i binari che ci porteranno poi al successo. Quando parlo di successo ovviamente intendo il successo personale, raggiungendo ovviamente gli obiettivi che ci siamo prefissati. Spendi soldi in asset e non in liabilities. Ho sentito per la prima volta questo concetto dal libro Padre ricco, padre povero, probabilmente il libro più famoso quando si parla di finanza personale. L'autore non mi sta simpatico per niente, non mi piace quello che dice nel libro, ma è innegabile il fatto che abbia aperto le porte della intelligenza finanziaria a tantissime persone, me incluso, perché questo libro mi ha fatto scoprire delle cose che non sapevo, perché è il miglior libro per neofiti, quindi molte persone come me che non sapevano una cippa di finanza personale, di gestione dei soldi, eccetera, e possono imparare tante cose. Quindi il concetto di liabilities e asset è molto semplice. Gli asset sono delle cose che ci fanno crescere il nostro patrimonio, che ci mettono dei soldi in tasca, mentre liabilities sono quelle che ce le tolgono dalla tasca. Un esempio di asset è una casa che mettiamo a rendita, quindi in affitto, oppure un ETF che ogni mese ci fa aumentare i nostri soldi. Un esempio invece di liability è la macchina, che ogni anno ci fa perdere soldi in manutenzione e ha dei costi assurdi. Quando ho imparato questa cosa ho iniziato a spendere molto più volentieri, a cuor leggero, in cose che mi facevano aumentare il mio patrimonio, come per esempio il mio computer, il Mac, che ho pagato più di 1.000 euro, ma io l'ho speso tranquillamente perché è una cosa che mi avrebbe permesso di lavorare meglio e anche all'estero, quindi è una cosa che ho fatto super volentieri. Mentre appunto per la macchina non voglio assolutamente spenderci, quindi per me sarebbe follia comprare una macchina nuova, magari anche con un finanziamento con dei tassi belli pesanti. Questa è una cosa semplicissima ma che fa tutta la differenza del mondo, quindi prima la impari meglio è. Il punto che trattiamo adesso, secondo me, porta molta confusione nei giorni attuali, perché c'è questa narrativa secondo cui dobbiamo lavorare con le nostre passioni, lavoro con la tua passione non lavorerei mai, quando secondo me è sbagliato. Dico questo perché una volta che una passione diventa un lavoro, la vedremo appunto come tale, con tutti i suoi stress, con le sue scadenze, con i suoi doveri e con i suoi ritmi. Mentre ritengo che una passione debba rimanere tale perché appunto è quella che ci aiuta a staccare da quando siamo al lavoro, che ci fa entrare in uno stato di rilassamento, di interesse, di curiosità, che ci fa giocare come se fossimo dei bambini. Quindi sono fermamente convinto che più che lavorare con la tua passione dobbiamo innamorarci del nostro lavoro, trovare una carriera che ci fa sentire di fare dei progressi, di crescere sia dal punto di vista personale che dal punto di vista economico. Quando riuscirai a innamorarti del tuo lavoro e ad avere allo stesso tempo anche una passione che ti fa sentire giovane, che ti tiene appunto, come abbiamo detto prima, curioso, lì avrai vinto veramente. Esattamente come abbiamo detto nello scorso video del dover imparare a gestire il proprio tempo, quindi è giusto investire tempo e soldi nell'imparare a gestire il proprio tempo, lo stesso principio è valido anche per i soldi. Infatti penso sia fondamentale dedicare un po' di tempo, qualche settimana, qualche mese, ad imparare i concetti base, ad imparare più cose riguardo all'intelligenza finanziaria o comunque a come funzionano i soldi. Quindi imparare a conoscerli, a gestirli, a capirli, a comprenderli può farci solo che bene. Io per esempio in questo periodo mi sto focalizzando molto sull'imparare delle nozioni sugli investimenti. Dato che investire è una cosa che voglio fare nel breve termine, voglio prendermi del tempo per impararli a fondo e per non arrivare lì sul momento impreparato. Se vuoi iniziare a capire qualcosa sul mondo dei soldi, ti dico 3 libri più uno extra che fanno al caso tuo, perché sono perfetti per chi inizia. Il primo libro è L'uomo più ricco di Babilonia. È uno dei miei libri preferiti quando si parla di soldi, perché è il primo o il secondo che ho letto ed ha avuto un impatto incredibile su di me. Mi ha proprio trasformato come persona, sono passato da spendaccione a meno spendaccione, perché comunque ancora spendicchio, ma questo libro qua ha cambiato completamente il rapporto con i soldi e soprattutto con il risparmio. Un must secondo me. Il secondo libro, lo rivediamo, è Padre ricco, padre povero, che per quanto non mi piaccia, penso sia comunque innegabile il suo valore e penso che una lettura, soprattutto se non abbiamo mai letto niente in questo ambito, gli va data per capirlo, guardarlo, imparare concetti nuovi. Come abbiamo detto prima, asset liability qua è spiegato bene e
leggetelo. Se invece siete un pochino più avanti a livello di intelligenza finanziaria, vi consiglio La psicologia dei soldi. Ho fatto anche un club del libro su questo perché secondo me è fenomenale, fantastico, ve lo lascio qua. Questo è un libro che dovete leggere per forza. Ultimo libro, quello extra, è quello che ti permette di migliorare il tuo rapporto con i soldi. Ci sono un sacco di perle nascoste in questo libro, secondo me è fantastico. Non l'ho fisicamente perché l'ho letto su Kindle, è L'almanacco di Naval Ravikant. Semplicemente fenomenale. Riprendo infine un concetto dalla psicologia dei soldi. Possiamo risparmiare senza nessun motivo. Possiamo farlo semplicemente per il gusto di sentirci più sicuri, per dormire meglio la notte, per affrontare delle situazioni di pericolo che si potrebbero presentare in futuro. In questo modo non solo saremo più tranquilli, ma miglioreremo anche il nostro rapporto con il denaro. Per esempio, creando un fondo di emergenza, noi possiamo sentirci in ogni caso, anche se perdiamo il lavoro, un minimo tranquilli. Non dico che saremo ovviamente le persone più felici del mondo, ma potremo comunque dormire sonni sereni per un paio di mesi almeno, dandoci il tempo di ritrovare lavoro nell'immediato. Un'altra cosa che dobbiamo fare, un concetto fondamentale quando si parla di soldi, è vivere al di sotto delle proprie possibilità. Tantissime sono le persone che all'aumentare il proprio guadagno aumentano anche lo stile di vita, andando a mettersi in quella che si chiama la ruota del topo. Vivere al di sotto delle nostre possibilità è la chiave per una vita ricca, in tutti i sensi, perché possiamo avere tutto quello di cui abbiamo bisogno e allo stesso tempo creare ricchezza e aumentare il nostro patrimonio. Siamo arrivati alla fine, spero vivamente che tu abbia trovato almeno un concetto che non conoscevi, ma se li conoscevi tutti, comunque, a parte che sei bravissimo, ma anche sentirseli ripetere fa sempre bene. Se ti interessa l'argomento soldi, ti lascio comunque un video qua dove andiamo a parlare di come ho risparmiato un bel po' per fare il mio fondo d'emergenza in pochi mesi, velocemente, guadagnando poco. Detto questo, noi ci vediamo a un prossimo video e niente. Ciao ciao!